Ciao. Propongo il primo brindisi dell'orto. Va di quest'anno. Quando hai girato sto film? Dell'anello di quest'anno. Ma chi è? Non mi ricordo. Io non ho niente da bere. Cosa? Io c'ero? Non mi ricordo. Sei già la gra? Chiuso il capo. All'orto. Negli occhi, a me no, ah, non lo fai. Aiuto. Gilda, potresti essere un po' più carina con lo zio Giovanni? Anche se abbiamo sempre dei gran contrasti. Sì, però non possiamo perdere la luna in questo. Non c'ha più ripresi il computer. Dai, allora ricominciamo la nostra produttiva riunione. Sta riprendendo? Perché era nero? Perché ci ha messo il pollice, la luce. Dai, che non va più. Dai. Allora andiamo avanti con metti la fila di prosciutto che viene filtrato. No, dai, che io voglio fare il filmetto sull'orto, però non dovevano accorgersi. Dai, fate finta allora, che non stia registrando. Il tuo naso. Io voglio spadone. Steghe. Sì, che non sono venuta l'anno scorso. Però sì, no, posso dire spadone. Posso dire una cosa. Salotto. Io voglio assolutamente. È che ci stanno riprendendo, parla bene. Ma c'è anche il microfono. Le coste, ma ne voglio tante di coste. No, non meno le coste. Le ho ancora in freezer. Beh, non c'è. Perché l'ho fatta io. E non voglio sentire, sono buone come uova. Le ho mangiato tutto il dell'anno scorso e domani non va più. Mangi queste, sono buone come uova. Io guarda, io metterei tutto Ribes, che mi piacciono. Possiamo piantare anche un po' di carne? Ma posso chiedere il melone? E friori e Ribes. No, piuttosto, adesso a parte. Sì. Sì, se uno lo pianta, si prende la briga. Arrivano le pastinacche, arrivano le pastinacche e anche un altro. Ah sì, scusate, mozione a maggioranza. Niente è per eliminare le pastinacche? No, no, perché voi tu soprattutto, ma voi non avete mai neanche currato, avete a me solo posso, mangiato. Posso dire le pastinacche? Una cosa, mi le fanno cagare. È lo stesso, le carote le facciamo con la strisciolina. Ci sono le strisce di carote? Cos'è la strisciolina? Allora, la urbina. Io ho visto solo le strisce di carote. Ma ti crescono già. Ah, no, un'altra cosa. I rapanelli. Zitti! Ma zitti che sennò mi smetti! Sbasbasbetti! Quando si comprano... C'è anche il caffè per me? Ma dice... Sì, anche lei può essere un po' di vero. Dai! No, no, non parlo più, quando si compra le striscioline? Quando si compra le strisce dei rapanelli, perché non so se ci sono le strisce del caffè. Sì! Sì! Si te la dico? Le abbiamo fatte! Ma non è vero, ma non è vero. In casa. Ma no, anche non è vero. Facciamole allora. Ma cosa sono queste strisce? Comunque, sono tutte robe inventate dalla tua fantasia. Ma come potete fare le come il vitello di balsa. La cosa? Come era di cosa della fantasia? La storia falsa. L'orto è una nostra fantasia. Posso dire una cosa prima che vi perdete di nuovo? Nelle cose di sceglie le storie tese quando si comprano le strisce di balsa no le strisce di rapanello non si possono comprare due strisce ma se le santa pazienza allora tutto qua 20 metri e abbiamo mangiato rapanelli tutto l'anno ma perché dopo li ho seminati io e mi sono spaccato la schiena. Sì, adesso, le strisce funzionano, allora si comprano 50 strisce. Io faccio una proposta, prendiamo una prima e dopo le mettiamo in mano così. 50 euro. Andiamo a comprare questo. Tu conta che siamo bruciati con più freddo farebbe male. Perché? La perché era fatto benissimo. Non fatti, no, con le strisce è stupendo, se non vengono troppo attaccate con le carote. Sì, però bisognerà anche imparare a seminare, però, ragazzi, okay. Anche le carote, cazzo. Ma la tua macchinetta? C'è un pugno così. Ehi, c'è la torta! Che ha fatto la tua macchinetta? La macchinetta è nel vostro garage, però no. Non si può parlare. Ecco, già no. Allora. Sì. No, poi con quella sicurezza.
Quale sicurezza? La mia, quella della Elena, che dice no, no. Assolutamente, non c'è mai stata. Però... Dai, vieni! Ho cambiato partner. Sono sicuro che stai zitto già. Ho cambiato partner. Ma non vuol dire... Sempre per tanto la gran porca. Treno, dai, guarda! Ma usa un altro, scusa. Come fai a venire allora? Non sono... Allora, bisogna avere dei criteri di sana e robusta costituzione per far parte del morte. No, perché allora... Per arrivarci, se vuoi arrivare in bici, bisogna fare il giuramento. Please, distribui. Fatevi di sana. Lui viene... Lui viene con due rotte, un po' dall'altro. Che cosa facciamo? No, non vogliamo sana. No, non fa patrono dell'orto. Cosa piace? Sì, no. Bussarla. Sì, ma dove andiamo a comprare il... Dentro la bottiglia. No. Il coltello. Giorgi. Cos'è, grappa o... Questo? Guarda, non mangiare. No. È come per noi. E non vomitare. No, ma serve il tagliere, contro il sole. Sì, basta, il coltello più grande, è più grande di questo. Sì, sì, basta. Sicuramente, ah, mettiamo il peperoncino. Ah, i peperoncini, sì. Ah, mi blocco. Sì, sì, sì. Sì, sì, anche io per un attimo. Dai, vedi, però, che stanno. È la creanza con gli israeliani, insomma. Parliamo di un problema spinosissimo. Le leguminose. La cosa? No, le leguminose. Piselli, no. No. Proibiti. No. Allora, sono due anni che li metto. Io non c'ho voglia di fare un cazzo. No, cioè... Non sta a riprendermi quando dico certe io cose. Tu... L'anno scorso abbiamo fatto un paio di no, poi i fagioli, scusate, sono una rottura di coglioni bestiale, perché li devi raccogliere. Ti compri un'unica volta un chilo di gorgonzola, e te li mangi quando vuoi. L'inverno non ne servono altri. Ceci? Menche. Quali però i ceci? I ceci erano buonissimi. Allora, no, e cos'è l'altro? È l'una che è l'oliva? Allora, cos'è l'altro? È l'oliva? Noi facciamo il falafel. Andiamo dai marocchini, possiamo fare che noi devi raccogliere, tra l'essiccare, come si fanno i fagioli di c'è un'altra cosa in arrivo. Le metà in arrivo. Siete incinti? No, siamo in cinque, cosa? Posso dire prima una roba della verità, che la stavo già dicendo e mi sa che mi ha sentito. No, volevo dire che inoltre le teghe e i fagiolini e i cornetti, cornetti si mettono in freezer so, e ci mangi tutto l'inverno perché sono le stesse cose. Cosa sono le cornette? Sono i fagiolini, quelli che ha fatto vedere prima. Oh, quelli a parterra che fanno schifo. Ma erano buonissimi. Ma. Ah no, abbiamo detto basta. Per basta con farli. Quello. Adesso, basta. Noi, tu anche, perché raccoglierli è un delirio. Quelli sulla pianta sì, erano molto belli. Sì, sono sicuri. Beh, non ha dato nessuna soddisfazione. Però da mangiare... No, ma... posso fare un'altra proposta? Prima deve dire lui la novità. Che novità? Un po' di suspense.